E anche senza troppe motivazioni, il Napoli batte l'Inter al Maradona per 3-1. L'Inter scende in campo anche con tante seconde linee, ma il Napoli si dimostra veramente una squadra forte, naturalmente con il possesso palla, fraseggio stretto. E anche senza troppe motivazioni in campo, il Napoli riesce a battere l'Inter. L'unica big che il Napoli non è riuscita a battere in questa stagione e l'ha fatto oggi al Maradona, vincendo per 3-1. La squadra di Spalletti ha avuto praticamente il pallino del gioco per tutta la partita, con un possesso palla importante, una manovra avvolgente, fraseggi nello stretto. E questo ha indotto l'Inter, specialmente nel primo tempo, a rintanarsi nella propria metà campo e cercare di arginare, di tamponare quella che era la manovra ultra offensiva del Napoli. E il Napoli, appunto, ha fatto fatica, proprio in virtù di questa fase difensiva molto accurata dell'Inter, a trovare gli spazi giusti per poter pungere e fare male. E questo nel primo tempo. Nel secondo tempo, Napoli forte anche della doppia espulsione di Gagliardini, quindi che ha lasciato i propri compagni in 10 uomini, il Napoli ha messo il piede sull'acceleratore ed è andato veramente vicino più volte al gol, con il soliti Kvaratskhelia, che oggi era scatenatissimo, imprendibile, e soprattutto con Zambo Anguissa, che trova la rete, sblocca la partita. Importante questa marcatura di Anguissa, perché da qui la partita si accende e il Napoli continua, diciamo, nella propria manovra offensiva, ma l'Inter, anche in inferiorità numerica, cerca di reagire e trova il pareggio con Lukaku, che forse era l'unico che ci ha provato più di tutti. I cambi nella squadra di Inzaghi sono stati anche determinanti, perché a questo punto l'Inter tira fuori un po' la testa dal guscio, anche se il Napoli ha dietro un monumentale Kim e un ottimo Rachmani, che hanno fatto buona guardia. Napoli però che non si ferma, che trova anche il raddoppio con il capitano Giovanni Di Lorenzo, quindi il pareggio dell'Inter dura veramente molto poco, perché poi Di Lorenzo, insomma, fa un gol da attaccante vero, si dimostra ancora una volta pedina fondamentale non solamente in difesa ma anche in fase offensiva. Chiude i conti Gaetano, subentrato negli ultimi minuti, Spalletti gli dà fiducia e proprio Gaetano, nel recupero, 4 minuti di recupero, segna il gol che chiude praticamente la pratica. Gol propiziato anche da un ottimo assist di Giovanni Simeone, è entrato con Raspadori proprio nella ripresa. Cosa dire? Il Napoli, anche senza grandissime motivazioni, si fa vedere contro un Inter che ha preso un po' alla leggera, schierando anche tante seconde linee. Poi Inzaghi cerca di raddrizzare il tiro facendo entrare i titolari, ma c'è un super Napoli oggi, un Napoli che assolutamente non la vuole perdere. E un Napoli che si conferma una delle squadre più in forma di questo campionato, battendo anche l'Inter, che era l'unica squadra big che il Napoli non era riuscita a battere finora. Un bacione, Marica, sempre a Forza Napoli.